Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con Globeland. Vi mostrerò i materiali che ho scelto. E qui vedete il codice sconto che potete utilizzare sul sito, che è MARI10, che vi dà diritto appunto ad uno sconto del 10%. Allora, parto subito col mostrarvi le perline chips. Ovviamente erano tutte imballate per bene, però onde evitare di perdere tempo durante il video, le ho disimballate prima. Allora, qui appunto ci sono le chips, questo qui è il codice per trovarle sul sito, però poi come sempre nell'info box vi lascerò i vari link utili. Ci sono diverse colorazioni, qui ne vedete pochine perché ho già realizzato un bracciale. Eccolo qui, quello che faremo nel prossimo video. Qui c'è anche il segno zodiacale che tra poco vi mostro. Ovviamente hanno forma irregolare, ce ne sono in diverse colorazioni. Questo è un nero, diciamo, tenue. Poi c'è celeste, questo è un verdino chiaro, chiaro, chiaro. Poi questo è un arancio chiaro e un arancio più scuro, questo un po' più sul marroncino, questa bianca, queste qui sul viola chiaro e scuro e poi infine sul rosa chiaro. E devo dire che queste perline io non le avevo mai utilizzate, ma mi sono piaciute molto. Poi ci sono appunto, vi dicevo, i segni zodiacali, ce ne sono un bel po', sono in argento tibetano, stile tibetano, e alcuni sono più marcati, si vedono di più, altri devo dire che sono più scoloriti, però ce ne sono davvero tantissimi. Ovviamente sono andata su internet a guardare quali segni corrispondessero ai segni zodiacali perché non li ricordavo tutti. Ad esempio, questo qui che ho inserito nel bracciale Sagittario, poi c'è questo qui che è Leone, poi quello che ricordo, questo se non erro è Scorpione, questo Acquario, però non li ricordo tutti. Però posso confermare, ho dato un'occhiata che ci sono appunto tutti. Qui c'è ovviamente il foro. Ecco. Non ricordo se siano 200 pezzi, vediamo se c'è scritto qui. Poi questi contenitori sono davvero molto comodi. No, il numero preciso non c'è scritto. Poi ci sono questi charm sempre in argento tibetano e tema, sono tema musicale, ce ne sono davvero tantissimi, vanno bene sia per degli orecchini sia come ciondoli per collane sia anche come portachiavi. Ecco l'arpa, la nota musicale, la chitarra o basso, non so, il flauto, la tromba, insomma ce ne sono di tutti i tipi, quindi se dovete realizzare qualcosa o regalare qualcosa per chi ama la musica, questi charm sono davvero gli ideali perché ci sono presenti tutti gli strumenti, che sono sia grandi che piccolini. Ad esempio l'arpa è mediamente grande magari, quindi la utilizzerei più per un portachiavi. Poi ad esempio questi invece magari anche per una collanina, ma anche per degli orecchini, vedete c'è anche il pianoforte. E quindi questo qui è il codice. Poi li rimetto dentro. Sono
questi cerchietti. Ovviamente c'è la scritta BB Craft, però provengono da Globeland. Questo qui è il codice. Questi cerchietti che ho già utilizzato. Ce ne sono in totale sono 3 paia dorati e 3 paia argentati, diciamo. Eccoli qua. Sono con gli strassetti e devo dire che la chiusura è forte. Quindi questi e questi argentati. Quindi 3 paia in una colorazione, 3 paia in un'altra. Li ho già utilizzati alcuni, poi ve li mostrerò nel video apposito. Quindi, se vi interessano questi materiali, nell'info box troverete il link. Però vi farò vedere adesso anche il sito. Ecco qui, questo è il sito di Globeland. Ci sono le varie sezioni. Io preferisco però sempre tradurli in italiano, quindi non so se anche da voi c'è questa cosa, vado qui e faccio italiano. Allora, qui c'è la sezione dedicata, diciamo, alla carta, allo scrapbooking, qua la sezione dedicata alle perline. Ovviamente qui potete decidere di inserire la valuta del paese, quindi in questo caso inseriremo l'euro. Sono perline in legno, acrilico, sono il bicono, le bagel, stile pandorine, sono diversi elementi, insomma, rocai che sono irregolari. Poi qui, vabbè, mi è ritornato in inglese. Qui accessori per gioielli, quindi trovate un po' di tutto. Monachelle, perni, charm. Poi qui altro materiale. Insomma, c'è un po' di tutto. Questi sono per i segnalibri, ad esempio, qui inserite la quantità che volete, si può pagare anche tramite PayPal. Faccio aggiungi al carrello e poi ecco, si prosegue, si calcola la spedizione, inserendo appunto il paese di destinazione. Quant'altro, e poi si procede con il checkout, oppure se volete proseguire con gli acquisti, fate continuo a fare acquisti e riempite il carrello. E quindi questo è quanto. Vi ricordo il codice sconto Mari10. Io al momento vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!